Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a fare insieme gli orecchini Macarena in abbinato al bracciale Macarena che abbiamo visto nello scorso video. Come materiali per gli orecchini sono praticamente gli stessi del bracciale, comunque poi ve li faccio vedere nello specifico. L'orecchino è molto semplice da realizzare e risulta bello piatto, vedete, bello piatto, bello compatto, e qui veramente potete giocare con un sacco di colori, insomma, più colori mettete, secondo me, più il risultato è bello. Nella mia prima versione, che avevo già mostrato anche nell'altro video, li avevo realizzati con questi colori freddi, in abbinato sempre al bracciale. Però appunto volevo farli con dei colori un po' più accesi, sapete che mi piace giocare con i colori nelle creazioni, per cui insomma ho usato un po' con questi colori che secondo me chiamano proprio la bella stagione. E niente, io spero tanto che vi piacciono, spero di vedere presto le vostre versioni. Ora andiamo a vedere nel dettaglio e velocemente il materiale che ci serve per realizzare questi orecchini. Allora, mi serviranno 9 gem duo per ogni orecchino. La colorazione che uso io è la Luster Coral Red e sono queste. Poi mi serviranno Super Duo, queste le ho prese da René e sono le Turquoise Capri Gold. Poi ci serviranno Cipollotti 6x4, anche questi li ho presi da René e sono un turchese matte. E poi ci serviranno le Rockaille della Miyuki nelle tre diverse misure. Allora, come 15-0 utilizzo un'unica colorazione che è la Metallic Light Bronze. Come 11 utilizzo le Duracoat Galvanized Gold e le Metallic Bronze, quindi oro e argento, scusate, oro e bronzo. Mentre come 8-0 utilizzo come prima colorazione le Metallic Bronze, che sono le classiche bronzo, e poi questo oro matte, che sono le Matted Duracoat Galvanized Gold. Ovviamente vi servirà un perno o una monachella con il relativo anellino per collegarlo alla creazione. Come ago sto utilizzando un ago numero 12 e come filo, come sempre, Fireline da 0,15. Prima cosa da fare è quella di inserire sull'ago 9 cipollotti alternati a 9 rocaille 8-0. Poi ho chiuso a cerchio, sono ripassata in tutte le perline, ho fatto il doppio nodino ed ora sto uscendo con il filo da uno dei cipollotti. Metto sull'ago 3 rocaille 11-0, salto la 8-0 e mi vado ad inserire nel cipollotto successivo. Così. E ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ora sto uscendo con il filo dalla seconda delle tre rocaille 11-0 appena inserite. Metto sull'ago una rocaille 11-0, tre rocaille 8-0 e una rocaille 11-0 e mi vado ad inserire nella rocaille centrale delle tre successive e tiro il filo. Ancora, sempre una 11, 3 rocaille 8-0 e un'altra 11 e mi vado ad inserire sempre nella rocaille centrale delle tre successive e tiro il filo. Continuo allo stesso modo fino a completare tutto il giro. A giro terminato, ora sto uscendo con il filo dalla terza rocaille 8-0 delle tre appena inserite. Metto sull'ago una rocaille 11-0, una super duo e un'altra rocaille 11-0 e mi devo inserire nelle tre 8-0 successive, in queste tre, e tiro bene il filo. Ancora, sempre una 11, una super duo e una 11 e mi inserisco nelle tre rocaille 8-0 successive e tiro il filo. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ora sto uscendo con il filo dalla rocaille 8-0, quella centrale delle tre inserite prima. Metto sull'ago due rocaille sempre 8-0 e mi vado ad inserire nel foro superiore della super duo dopo e tiro il filo. Due rocaille 8-0 sul lago e mi vado ad inserire nella 8-0 centrale delle tre successive. Quindi questa e tiro il filo
rifaccio di nuovo lo stesso passaggio, quindi carico sul lago 2 rocaille 80 e punto nel foro alto della super duo dopo e tiro il filo così, altre 2 rocaille 80 e mi inserisco nella 80 dopo. Bene, ripeto questi passaggi e completo tutto il giro. Adesso sto uscendo con il filo dalla rocaille 80 che precede la super duo, carico sul lago 4 rocaille 110, salto la super duo e mi inserisco nella prima rocaille 80 e tiro il filo. Poi metto sul lago una gem duo e 5 rocaille 150, così porto tutte le perline a fine filo. Senza mettere niente sul lago, rientro nell'altro foro della gem duo e mi vado ad inserire nella rocaille 80 che precede la super duo dopo e tiro il filo. Adesso rifacciamo la stessa cosa, quindi carico sul lago 4 rocaille 110, salto la super duo e mi inserisco nella prima rocaille 80 dopo la super duo e tiro il filo. Poi metto sul lago una gem duo e 5 rocaille 150, porto tutto a fine filo e mi devo inserire nell'altro foro della gem duo dall'alto verso il basso e mi vado ad inserire nella prima nella rocaille 80 che precede la super duo dopo questa e tiro bene il filo. Quindi ripeto questi due inserimenti per tutto il giro. Bene, adesso sto uscendo con il filo dalla terza delle 4 rocaille sopra alla super duo e metto sul lago una 11 e una rocaille 80 e mi devo inserire nelle 5 rocaille 150 sopra alla gem duo. Così, quindi sbuco con il filo dalla prima. E adesso metto sul lago una 80 e una 110 e mi devo inserire nelle 2 rocaille centrali delle 4 sopra alla super duo dopo e tiro il filo. Facciamolo ancora una volta insieme. Metto sul lago una 11 e una rocaille 80 e mi inserisco nelle rocaille 150 sopra alla gem duo. Poi metto sul lago una 80 e una 110 e mi inserisco nelle 2 rocaille centrali delle 4 successive sopra la super duo, queste due, e tiro il filo. Quindi ripeto questi passaggi fino a completare tutto il giro. Una volta terminato questo passaggio appoggio il lavoro sul tavolo e lo appiattisco un po' in modo da distribuire per bene il filo all'interno di tutta la lavorazione. Ora sto uscendo con il filo dalle 2 rocaille centrali delle 4 sopra la super duo, da questa qua. Metto sul lago 6 rocaille 150, 5 e 6, eccole qua, e mi devo inserire nella rocaille 80 centrale delle 3 sopra al cipollotto, questa qua. In questa e tiro il filo. Di nuovo carico sul lago sempre 6 rocaille 150 e mi inserisco nelle 2 rocaille centrali sopra alla super duo, queste due, e tiro il filo così. Adesso di nuovo, facciamolo un'altra volta insieme, carico sul lago sempre 6 rocaille 150 e mi vado ad inserire nella rocaille 80 centrale sopra al cipollotto, questa qua. Tiro il filo,
Carico sul lago ancora 6 rocaille 15-0, 5-6 e mi vado ad inserire nelle due rocaille centrali dell'archetto sopra alla 11-0 e tiro il filo. Quindi ripeto questo passaggio per tutto il giro. Ok, ci manca solo il cappietto, sto uscendo con il filo dalla quarta delle 5 rocaille 15-0 sopra alla gem duo, metto sul lago 4 rocaille 11-0 e mi vado ad inserire nella seconda rocaille 15-0, in questa qua, e tiro il filo. In questo modo si forma il cappietto dove poi inserirò anellino e perno. Ora, come sempre, vi consiglio di ripassare qualche volta all'interno del cappietto per renderlo più sicuro. Poi posso scendere all'interno della lavorazione, fare il doppio nodino e tagliare il filo in eccesso perché il nostro orecchino è terminato. Ok, ho inserito i pernetti e questi sono gli orecchini macarena terminati. Spero tanto che il tutorial sia chiaro, spero di vedere presto le vostre versioni. Se li rifate taggatemi, che così riesco anch'io a vedere cosa combinate. Grazie per avermi seguito, vi mando un super bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!